Tempo, ho visto Edoardo Leo, protagonista di Il Clandestino, che andrà in onda l'8 aprile su Eccolo. Rai 1. Ciao. Prego. Che piacere che sei venuto a trovarci. Sì, è molto piacere. Oh. Allora, qua anche questo è il posto dove ci si rilassa, no? Dopo Sono appena sceso dal popolo. 30 secondi sì, fa. Sì, noi accogliamo i cantanti che hanno appena cantato e in qualche caso... E gli ospiti. Diciamo che la situazione è questa, che cantare con la band, l'orchestra, così un po' ti aiuta, cioè insomma ti sostengono. Quando sei da solo, io stavo con mio amico fraterno Ionis Bashir che suonava, ma quando sei da solo con le tue parole... Ah, Ionis, vabbè, sì, salutalo. Sì, sta. È un po' fare questo monologo che ho scelto di fare sulla libertà degli artisti, mi sono preso questo... Non voglio chiamarlo rischio, però la libertà di poter dire quello che penso anche su questo palco qua, senza troppa prosopopea, senza troppa retorica, spero, però cerco di dire delle cose in cui credo. E per questo che arriva, perché ci credi, era abbastanza evidente, devo dirti la verità. No, mi fa piacere, ma sai, sono temi che tratto da tanti anni, il mio spettacolo che da tanti anni porto nei teatri ha questo tema qua, e soprattutto penso... È da un po' di anni che mi capita di ragionare sul fatto che a volte affidiamo le cose alle quali crediamo troppo spesso a dei tweet, e credo invece che il compito degli artisti sia quello di fare, di dire le cose attraverso il proprio lavoro, no? Cioè Gabber non è che c'aveva Twitter per poter dire cosa pensasse della guerra o della democrazia. Sarà un caso, però le cose che diceva erano un effetto. Esatto, quindi io credo che dovremmo un pochino riappropriarci tutti quanti noi, e quindi anche questa sera invece di scrivere un post sulla libertà degli artisti ho pensato bene di scrivere un monologo. Bello, sarebbe stato bello dirlo a tutti, no? Come buon proposito, state per fare un post, no, scrivete una canzone, cosa, una poesia, un po' più qualcosa. Elaborato, un pensiero, no? Io credo che lentamente ci stiamo tornando, nel senso che a volte sai, magari fai degli appelli sui social che cadono nel vuoto, credo che invece l'impatto emotivo di una canzone sia ben diverso. Scusa che noi le canzoni in gara ovviamente dobbiamo farle ascoltare, Fiorella Mannoia, ma riposa. Grazie Edoardo Leo, grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro.